Strage di Capaci 31 anni dopo le commemorazioni a Palermo, eccoci con Fulvio Viviano. Fulvio. Sì, ancora buongiorno Fabio. 31 anni fa la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinari. Oggi per Palermo e per tutta l'Italia è il giorno del ricordo di quelle vittime, ma non solo di quelle vittime, perché quest'anno ricorre anche il 30° anniversario delle stragi del 93 di Roma, Firenze e Milano, degli attentati che sconvolsero l'Italia fuori dalla Sicilia. È il giorno del ricordo. Questa mattina è arrivato qui a Palermo anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha prima partecipato all'inaugurazione del Museo dell'Antimafia e poi è venuto qui all'Aula Bunker, dove prima di lui hanno parlato Piero Grasso e Giuseppe Ayala, che con Falcone e Borsellino lavorarono. Il momento più toccante sarà alle 17:58 in punto, quando all'Albero Falcone in Milano d'Arbartolo ci sarà il minuto di silenzio e verranno letti i nomi delle vittime di mafia, di chi ha pagato con la vita l'impegno contro Cosa Nostra. Ma dicevamo del ministro Piantedosi, noi abbiamo raccolto le sue parole questa mattina, allora sentiamo insieme che cosa ci ha detto e poi linea a te. Un anno molto importante di successi anche importanti ottenuto dallo Stato nella lotta alla mafia e che quindi ci incoraggiano a proseguire per il futuro, anche nel segno proprio del grande messaggio, del grande insegnamento che ci hanno dato uomini importanti dello Stato come Falcone, come Borsellino e come gli uomini delle scorte. La mafia è cambiata. Con Matteo Messina Denaro si è chiusa una pagina, ma si è girata la pagina di un libro che continua e che ci vede sempre impegnati con grande profondità di impegno.